Oggi hanno la possibilità di conquistare la vetta del girone dopo aver già messo al sicuro la qualificazione. Vedremo se sfrutteranno questa importante opportunità. Atmosfera fantastica qui allo Stadium Australia, tifosi che hanno letteralmente invaso le tribune sin dall'apertura dei cancelli, c'è voglia di assistere a una bella partita. Ben trovati da Pierluigi Pardo e ovviamente anche da Lelia Dani, pronto per il commento tecnico. Stanno per concludere i loro sforzi in questa fase a gironi della FIFA World Cup, ultimo impegno per entrambe, ultima occasione per migliorare la classifica. Match che vede impegnate Sudafrica e Italia. Dopo aver già archiviato la qualificazione al prossimo turno della Coppa del Mondo, si giocano il primo posto nel girone. Io sono certo che daranno il massimo per centrare l'obiettivo. Ecco la formazione con cui comincia il Sudafrica. Eccolo qui, vediamo con l'aiuto della grafica le 11 azzurre. Thank you for joining us. Now get ready for a great match. Si gioca a squadra caccia di punti in questa sfida della fase a gironi del mondiale. Arianna Caruso. La sterzata verso il centro. Magaia. Seoposenwe. Gatlana. Azione che si fa interessante. Ottima occasione. La parata del portiere che dice di no. Decisivo il portiere sul tentativo dell'attaccante. Ha tolto dalla porta il pallone del possibile 1-0 con un intervento di grande spessore. Palla lunga sulla corsa della compagna. Riceve palla in posizione invitante. Hanno cercato subito di sbloccarla, ma pallone che finisce sul fondo. Hanno alzato subito la pressione in attacco, ora non resta loro che riprovarci. Gran palla dentro. Può segnare da lì. Pulisce la tre quarti evitando guai peggiori. Si inserisce bene e recupera. Accompagnano l'azione. Difende palla e cerca una compagna. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Azione che sfuma. Aperto un po' troppo qui l'interno e la conclusione è finita larga.
Cernoia. Tocca per Cernoia. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Tentativo di chiusura. Capisce tutto e intercetta il passaggio. C'è un'ottima rete di passaggio. Azione che non sortisce gli effetti sperati. Palla persa. Occhio all'avanzata. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. C'è il movimento delle compagne. Attenzione! Intervento volante. Cross verso il centro dell'area. Suggerimento interessante tra le linee. Palla in rete, 1-0. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ha preferito calciare con l'interno del piede piuttosto che di potenza e ha avuto ragione. E nulla da fare qui per il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Di fisico la tiene. Cézanne. Buono il contrasto. Sarà fallo laterale. Sceglie bene il tempo, intercetta un pallone che era pericoloso. Occhio qui alla ripartenza. Prova a servire la compagna in verticale. Palla che torna alla difesa avversaria. Jane. Possesso palla interrotto. Si libera bene qui. Conclusione forte e precisa. Palla lontana dai pali. Aveva altre opzioni. Ha preferito andare direttamente in porta. Lisa Boattin. Bonansea. Un'ottima serie di passaggi. Buona possibilità. E c'è il gol! Due reti di vantaggio adesso, non si vogliono fermare. Un gol che merita di essere rivisto. Ha depositato la palla in rete al termine di un'azione personale travolgente. Golasso! Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Cézanne. Ramallepe. Si portano nella metà campo, avversari a caccia del varco giusto. Bravo il difensore che ferma tutto. Bonansea. Occhio al contropiede qui. Ottima lettura difensiva. La mette corta sul primo palo. Grande intervento del portiere. Insiste nella sua azione. A metri per andare. C'è un'altra occasione per loro. Arriva anche il gol del +3 e adesso sembrano davvero inarrestabili. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Hanno capitalizzato al meglio la superiorità numerica per battere il portiere. Un gol facile facile.
un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Gatlana, Cézanne capisce tutto e ferma l'azione. Azione interessante questa, attenzione. La gioca lunga a scavalcare la difesa. L'ha messa! Uno dei gol più belli della stagione. Genio, tecnica, imprevedibilità, talento. C'è tutto in questo gol. E rivediamolo questo gesto. Magnifico, il colpo dello scorpione. Ma poi lo ha eseguito alla perfezione. Momento giusto, ha impattato bene la palla. Guarda, l'ha spedita alle spalle del portiere. Ma qua c'è tutto, tecnica, agilità, una locura, madre mia, che spettacolo! Un dominio fin qui assoluto in questo match e siamo ancora nella prima parte di gara. Cézanne. Matlou, Jane, Seopo Senwe, tenta il tiro, se la cava qui, intervento non facile. Palla in area di rigore, risolve la questione. Ottimo il tackle in area di rigore. Possono prendere in contropiede la difesa. Occhio alla difesa perché è scoperta, opportunità. C'era spazio ma l'hanno gestita male. Cernoia. Coinvolge Caruso. Guadagna metri. Manovra interrotta, possono rifiatare, pericolo scappato. Seopo Senwe ha più soluzioni. La perdono. Cézanne. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Attenzione, occasione! Brutto contrasto, rimane a terra. E questa è la reazione del pubblico evidente alla mancata concessione del penalty di poco fa. Occhio qui alla ripartenza. Difesa protagonista, qui recuperano palla. Bagaia. Jane. Possesso gettato via. Boattin. Coinvolge Caruso. Ottima occasione. Intervento decisivo e palla gol che sfuma. Davvero una bella Italia quella che abbiamo ammirato fin qui. Speriamo ovviamente che le azzurre mantengano lo stesso livello di concentrazione. Sinceramente, Piero, la vigilia ci si aspettava, io per primo, una partita più combattuta, più equilibrata. E invece stiamo assistendo a un match a senso unico, Una squadra protagonista e l'altra costretta a guardare. È quasi impotente anche. Difficile capire dove finiscono i loro meriti e dove iniziano le colpe degli avversari. In ogni caso stanno dando una prova di grande forza. Anzi, una vera e propria lezione di calcio, diciamola tutta. Caruso. Consegnata a Girelli. Pallone intercettato. Va via alla grande, può segnare da lì. Super parata qui. Batte lungo. Pallone un po' troppo molle. Va vuoto il difensore. Cerca il tiro da lì. Ha provato a piazzarla qui, fuori davvero di pochissimo. Si chiude qui dunque la prima frazione.
Palla lunga sulla corsa della compagna. Riceve palla in posizione invitante. Hanno cercato subito di sbloccarla. È cominciata la ripresa del match in questa fase a gironi del mondiale. Provano ad aprirsi un varco. Buono il pallone recuperato. L'infortunio di prima sembra farsi sentire, forse a questo punto è inutile continuare. Hanno spazio per ripartire. Ottimo recupero del pallone. Arianna Caruso. Occhio alla palla gol. Deviazione determinante, era al posto giusto al momento giusto. Sembra che non ce la faccia. Seopo Sengue. Riconquista un pallone importante. Cernoia. Tengono palla, non vogliono correre rischi. Occhio al pallone alto, possibilità. Pallone in profondità. Palla in rete e adesso sta diventando veramente imbarazzante la distanza. Conclusione da distanza ravvicinata sulla quale il portiere ovviamente non può fare nulla. Era più facile metterla che sbagliarla, è da lì. Goal! 5-0, partita assolutamente in cassaforte. Una sola squadra in campo. C'è il vantaggio, giusto non interrompere. Lettura provvidenziale questa. Si fa largo della tre quarti avversaria. Palla gol importante. Dice di no qui il portiere. La mette in area. Palla che sbatte sulla traversa, pericolo. Trova il gol ed è una tripletta che conferma la qualità di questa giocatrice. Rivediamolo il gol, tutto è nato sugli sviluppi di un rinvio sbagliato. Potevano fare decisamente meglio qui, Pier. Questa è una leggerezza pagata a caro prezzo. Magaia. Brutto passaggio, recupero facile. Il dato sul possesso palla premia nettamente la formazione ospite. Pier, non sembrano volersi accontentare, continuano a spingere per fare altri gol approfittando di una difesa avversaria tutt'altro che impermeabile. Per quanto visto finora, mi sembra difficile che il risultato possa essere messo in discussione. Recupera palla con questo tackle. Procede a fatica. Occhio più alla ripartenza. Ripartenza che svanisce. Girelli. Cernoia.
Può essere il pallone giusto. Fondamentale questa entrata. Libera il tiro. Senza problemi qui. Non segneranno certo con questi tiri. Intervento fondamentale. Non interrompe l'azione l'arbitro per il vantaggio. Jane. Apprezzabile questo pallone. Va su alla palla, sventa il pericolo. Bonanzea. La gestisce Girelli. Cerca di servire la compagna sulla corsa. E c'è il gol, la giornata da incubo per il portiere avversario. Questo gol merita di essere rivisto, è per far vedere come si calcia la palla. Potenza, precisione, c'è tutto in questo tiro. Il divario nel punteggio è tale che davvero sembra che assista a un incontro fra squadre di categorie diverse. La gioca profonda. Transa in area. Pallone recuperato molto bene qui. Norma del vantaggio. Suma il vantaggio, l'arbitro torna sui suoi passi. C'è il calcio di punizione. C'è il cambio in arrivo. Attenzione, pericolo, occasione, interviene e spazza via. Ripartono in campo aperto. Palla lunga sulla corsa della compagna. Occhio al volo e c'è il gol al volo. Un gol straordinario. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. Ne è scaturito una conclusione al volo secca, precisa, e la palla è andata in gol. Match fin qui a senso unico, si attende solo il fischio dell'arbitro per porre fine a questa esecuzione. Interrompe l'azione e recupera palla. C'è spazio, attenzione. Che riflesso del portiere che salva la porta. Questa parata vale quanto un gol. Occhio al pallone in mezzo. Palla ancora in zona pericolosa. Azione che non porta a nulla. Arianna Caruso. Hanno la possibilità della ripartenza. Contropiede che svanisce.
ferma tutto con questo intervento rischioso. Occhio che guadagna metri, si libera alla grande e il pallone entra ed è gol. E qui possiamo rivedere l'azione del gol, una ripartenza da manuale, situazione di 2 contro 1 sfruttata alla perfezione, Pier, portiere lì non poteva farci nulla. Non credo ci siano dubbi su chi vincerà questo match, bisogna solo capire quale sarà il punteggio finale. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Errore e pallone riconsegnato. Ramaleppe, Matlu, interviene, intercetta il passaggio. Lenzini, ottimo fin qui il giro palla per rallentare il gioco, stanno vincendo e vogliono gestirla. Azione che viene fermata per offside, ha visto bene credo l'assistente. Sì, Pier, era al di là dell'ultimo difensore, inutile il tentativo disperato di rimettersi in gioco per ricevere palla. Continua ad avanzare. Tackle preciso, attacco che si interrompe. Ancora 600 secondi alla fine. Bravo l'arbitro qui, ha aspettato di vedere se ci fosse il vantaggio e poi ha fischiato. Arbitro che in un primo momento sembrava voler mettere mano al cartellino, invece ha preferito lasciar correre. Non se l'è sentita probabilmente di punire questo intervento, ma il prossimo sarà giallo. Posizione che è facile per dare il portiere. Vestito male qui il pallone. Entra coi tempi giusti sulla palla. C'è spazio per la ripartenza. Devono riposizionarsi alla svelta qui. Con questa palla e punta alla porta. Può far male qui. E c'è il gol. Gol praticamente a porta vuota. Questo replay del gol. Una ripartenza perfetta. Ha poi avuto la freddezza di aggirare il portiere e poi ha gonfiato la rete. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Va via di fisico. Usa bene il fisico per proteggere palla. Si libera bene della marcatura. Che chance clamorosa. Palla che finisce di poco, oltre i legni. Ha cercato la conclusione di Fino. Peccato che non sia riuscita a sfruttare una posizione che era ottima. Caruso, coinvolge Caruso, passaggio che raggiunge la destinazione, intercettato. Punta la porta. Grande scelta di tempo qui, recupera il pallone. Ha esagerato, qui si è portata il pallone fuori da ottima posizione. Concessi 4 minuti di recupero.
Caruso. Ottimo intervento in area. E sentiamo tutto il disappunto dei... Brutto intervento, attenzione, qui forse era giallo. Arbitro che tira fuori, ecco qui il cartellino, giallo. Ha rischiato molto Pier, dovrà fare attenzione, eh? Se non si controlla corre il pericolo di abbandonare il campo in anticipo. Calibra male il passaggio. Gatlana difende palla per far salire la squadra. Fischia alla fine l'arbitro, gara che va in archivio, regala la testa del girone. È un traguardo che potrebbe aprire nuovi scenari nella prossima fase. Chiudere al primo posto comporta sempre dei vantaggi, Pier, almeno sulla carta. Poi le partite vanno comunque giocate. Azione interessante questa, attenzione. L'ha messa! Uno dei gol più belli della stagione. Genio, tecnica, imprevedibilità, talento. Occhio al pallone alto, possibilità, pallone in profondità,